Sul caso dell'appartamento di Livigno tenuto dagli inquilini in uno stato di forte incuria, disseminato di deiezioni per la presenza di 6 cani bernesi, interviene a difesa della coppia di occupanti la proprietaria del negozio in cui i due genitori di un bimbo di 4 anni lavorano. Quando il 2 novembre c'è stata l'ispezione dei carabinieri forestali e dell'ATS, afferma la donna, la famiglia non abitava più lì da oltre 2 settimane, stava ultimando il trasloco. Normale, ammette la datrice di lavoro dei due, che una casa non abitata dal 15 ottobre con dentro 6 cani sia stata trovata sporca. Gli animali avrebbero dovuto uscire entro il 5 novembre, entro il 15 l'immobile sarebbe stato sgomberato e restituito in ordine al proprietario. Da parte degli inquilini nessun maltrattamento è stato commesso nei confronti dei cani. Nessun abbandono o degrado nei confronti del figlio minorenne, scrive la donna in una lettera ai mezzi di informazione. Ipotesi quest'ultima, precisiamo, che il nostro telegiornale nel riferire la vicenda non ha in alcun modo prospettato. Chiederemo, afferma la commerciante, che venga sospeso ogni provvedimento nei confronti della famiglia, perché il fatto non sussiste.